Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo Q&A Sunday. Buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana. Andiamo a leggere e a rispondere alle domande che mi avete fatto nel video della scorsa settimana. Ciao ragazzi e ben ritrovati. Allora, come al solito mi avete fatto tantissime domande nell'ultimo video, io selezionerò quelle più interessanti e risponderò chiaramente in questo Q&A Sunday. Joak Fender, Q&A Sunday. Ciao Andrea, ti chiedevo se è possibile acquistare l'iPhone 6S in altri stati e usarlo qui in Italia, che siti consigli per acquistarlo? Allora, al momento l'iPhone 6S è disponibile solo su Apple Store online degli stati in cui è disponibile. Io ad esempio l'ho acquistato dall'Apple Store francese, e non è possibile farselo recapitare in Italia, ragazzi, ve l'ho detto mille volte, anche sui miei canali social ne ho parlato più volte, no, non è possibile farlo, quindi avete bisogno di un indirizzo del paese dove acquistate il telefono. Poi mi dicevi se è possibile usarlo in Italia, sì, assolutamente sì, a patto che sia unlocked, perché altrimenti insomma le schede italiane non andranno. In generale, se acquistate un iPhone in Europa, togliendo l'Inghilterra che è sempre un po' a rischio, non dovreste avere problemi. Barbie Blue, ciao Andrea, sono un'appassionata, anzi meglio dire malata del mondo Apple, seguo con piacere il vostro canale e tutte le notizie che pubblicate. A parte questo, un iPhone 6 e iPad Air 2, con iOS 9 mi trovo bene e ricordando i primi aggiornamenti di 7, iOS 7 e iOS 8, trovo che sia molto meglio riuscito. Ma mi domandavo, come mai su iPad non hanno inserito la modalità di risparmio energetico? È perché probabilmente sugli iPad, almeno per ora, non ce n'è bisogno, cioè comunque un iPad fa una giornata piena di utilizzo, 10 ore di batteria senza il arrivano messaggi, senza bisogno di ricaricare la batteria con una con un power bank, senza bisogno appunto di ricorrere alla modalità di risparmio energetico, che personalmente sì, funziona, però non è un qualcosa che ci cambia più di tanto la vita. In ogni caso, credo che magari con qualche prossimo aggiornamento potrebbe anche arrivare una modalità di super risparmio, di risparmio energetico su iPad. Vedremo. Mentre suonano le campane, andiamo avanti. Santo 95, Q&A, quando sarà disponibile iOS 9.1? Non c'è una data ufficiale, probabilmente, però sarà disponibile ad ottobre con il lancio di iPad Pro. Eugenio Pagano, ciao Andrea, visto che nell'evento Apple di settembre 2015 sono stati presentati anche i nuovi iPad, che solitamente negli ultimi anni venivano presentati sempre ad ottobre, secondo te ci sarà quest'anno un evento Apple ad ottobre? Sempre secondo te, quali prodotti verranno presentati da Apple? Forse solo i nuovi iMac? Ciao, grazie. Secondo me e secondo molti non ci sarà un evento Apple ad ottobre, anche perché Apple ha praticamente sparato tutte le cartucce per quest'anno, hanno lanciato Apple Watch, iPad Pro, i nuovi iPhone, iPad mini 4, insomma la nuova Apple TV, ne hanno presentate di novità, nuovi Mac ci sono stati, magari i nuovi iMac arriveranno in sordina con un aggiornamento dello store e basta, non faranno un evento specifico per i Mac e quindi non credo ci sarà un evento di ottobre. Antonio Maddalo 85, Q&A Sunday. Ciao Andrea, si sa in che periodo più o meno usciranno i nuovi iPad Air 3? Probabilmente a settembre 2016 o ottobre 2016, insomma in generale a fine anno prossimo, perché per quest'anno insomma Apple ha deciso di mantenere iPad Air 2, che va chiaramente ancora benissimo, era molto potente l'anno scorso, andrà ancora benissimo quest'anno, se ne riparla insomma nel 2016. Samix, Q&A, ciao Andrea, volevo chiederti, ho aggiornato iPhone 5S ad iOS 9 e Siri non risponde, scrive soltanto il testo, come posso risolvere? Allora, non so se sia un bug o è una cosa voluta, per risolvere devi andare in impostazioni generali accessibilità e per quanto riguarda la voce, devi attivare Alice, che dovrebbe essere la voce italiana, fallo perché di default non è attivo e quindi Siri non parla. Guglielmo Roccella, buonasera Andrea, ho letto che la data di uscita di iPhone 6S in Italia potrebbe essere il 2 ottobre con inizio di preordine intorno al 25-28 settembre. Le fonti, basta cercare uscita iPhone 6S in Italia, le notizie delle ultime ore dicono questo. Come mai tu ti sei dilungato fino a ottobre? Grandissimo. Allora ragazzi, io faccio previsioni come le fanno altri. E nessuna previsione fino a quando Apple non parla è corretta o è sbagliata. Al momento non c'è nulla di nuovo, almeno rispetto a quando sto registrando questo video. Se poi tra questo momento e quando vedrete il Q&A sarà stata ufficializzata la cosa, lo saprete. Insomma, al momento Apple non ha comunicato nulla. Se io ora vado sul sito Apple, non trovo in arrivo ancora, non trovo nessuna data. Comunque si parla che in Olanda, il che potrebbe, se in Olanda tutto ciò è vero, potrebbe far pensare che anche l'Italia ci sarà iPhone 6S e iPhone 6S Plus il lancio il 2 ottobre. Secondo me
non sarà così, o comunque magari il 2 ottobre ci saranno i preordini, cioè un preordine il 25 mi sembra assurdo, perché Apple inizierà le vendite il 25, quindi molti acquisteranno in store il prodotto, dovranno fare conti con le scorte. È vero che le scorte sembrano sufficienti, perché ancora oggi, ad esempio, sull'Apple Store francese alcuni modelli di iPhone 6S o 6S Plus sono ancora disponibili con consegne il 25 novembre, il 25 novembre, il 25 9, il 25 settembre. Siamo arrivati, che mancano pochi giorni, voi vedete il video dopo l'uscita dell'iPhone, però ecco, c'è ancora possibilità di riceverlo al day one. Quindi secondo me le scorte ci sono, il problema probabilmente un altro, come al solito ci sono di mezzo gli operatori, quelli italiani non sono quelli più rapidi nelle discussioni con Apple. Vedremo, come al solito ho detto, sì, se in questo momento si cerca iPhone 6S in Italia, sì, si parla del 2 ottobre, ma è una data tutt'altro che confermata. Quindi ad ognuno le sue conclusioni. Io personalmente preferisco attendere in ogni caso le conferme di Apple, perché credere ai rumor non mi è mai piaciuto, specialmente a quelli che partono dall'Italia, perché quasi mai sono affidabili. Carmelo Faro chiede quando uscirà una nuova versione anche esteticamente di WhatsApp per iOS. Vabbè, tralasciando diciamo la grammatica e della domanda, ragazzi dai, forza, impegnatevi, però quando fate le domande scrivetele bene, almeno se no si fa fatica a capire. Quando uscirà una nuova versione migliorata anche dal punto di vista estetico di WhatsApp, chiaramente non ve lo so dire. So dirvi però che ci stanno lavorando purtroppo ad uno stile grafico ispirato al material design di Google per unificare l'applicazione, quindi sarà l'ennesima app tipo questa che sto usando io per leggere i commenti in material design di Google, di Android, che arriverà su iOS. Questa cosa non mi piace, però ecco, WhatsApp sta lavorando a questo, i tempi saranno biblici come al solito, vedremo. Io sinceramente, più che un cambiamento estetico, mi aspetto la compatibilità con Apple Watch, che anche quella non si sa quando arriverà assolutamente. Con WhatsApp bisogna sempre aspettare. Gabriele Delle Luca, che ne ciao Andrea, pensi che quando uscirà l'iPad Pro il prezzo di iPad Air 2 si abbasserà di 50-100 euro? No, assolutamente no, perché se si abbassasse di 100 euro praticamente si allineerebbe ai prezzi di iPad mini, il che significherebbe che dovrebbero abbassare anche i prezzi di iPad mini 4 appena uscito, cosa che non è assolutamente fattibile, perché ci sono persone come me, sì, come me però, che l'hanno comprato, e quindi dopo un mese non ha senso abbassarne il prezzo, se no tutti gli altri si incavolerebbero. Quindi no, non aspettarti prezzi che si abbasseranno almeno fino all'iPad Air 3. Irene Padova, prima di iPhone Italia cosa facevi? Nulla di particolare, perché ero un semplice studente del liceo scientifico al quarto anno che non faceva nulla, neanche i compiti, le versioni di latino, quelle mai fatte, mai, solo ai compiti in classe. E se mi sta seguendo la mia professoressa di italiano in questo momento, ha scoperto questo brutto segreto. Jill Official, Kioni, cosa ne pensi della colorazione gold, rose gold su iPhone 6S? Ho intenzione di prendere quello, e sì, sono un maschio, e no, non sono infemminato. chi ha mai detto che il rose è per le femminucce? Nessuno. Vabbè, la cosa bella è che abbiamo un colore in più tra cui scegliere. Personalmente non ho scelto il rose gold, vi posso dire questo. A me sinceramente non piace, poi a te se piace prendilo. Non lo so, chiaramente devi fare i conti comunque con una cultura che è la nostra, che da sempre quando un bimbo nasce, se è maschio lo ricoprono d'azzurro, se è femmina la ricoprono di rosa. E quindi da qui scaturisce il problema del rosa per molti. Per me non è un problema, anche perché nella presentazione del telefono viene mostrato un uomo, un bell'uomo vestito anche bene, che utilizza il telefono rosa, per dirti. Quindi è senza dubbio una scelta più di estetica, di abbigliamento. Personalmente non lo comprerei mai, però capisco che possa piacere e non è chiaramente un telefono da femmina. Massi 1197, che ne Sandy, ciao Andrea, senti, vorrei acquistare un MacBook Air, però da quando hanno presentato l'iPad Pro sono indeciso. In questo caso è sempre meglio optare per un PC o un iPad Pro è così potente da preferirlo ad un Mac? Ora diventa problematico, ragazzi, per tutti effettivamente, perché questo iPad Pro è veramente una via di mezzo, anche se secondo me non costituisce una soluzione completa per chi cerca un computer. Ve lo spiego subito il perché. Chiaramente se vi serve Facebook, se vi serve poter leggere dei PDF, mandare delle mail, navigare su internet, fare altre cose con le foto, foto editing, video editing leggero, va benissimo l'iPad Pro. Batteria ottima, super sottile, audio perfetto,
fotocamera ottima, Apple Pencil, Apple Keyboard. Quindi veramente è un pacchetto completo se vi serve questo, è un prodotto perfetto se vi serve solo questo. Se iniziate a dover fare però delle cose più importanti, tipo avere bisogno di eseguire più app, non due sullo schermo, ma tante app come faccio io col mio Mac, in un unico momento per fare passaggi diversi, per alleggerire un video ad esempio, mentre ne sto montando un altro, questo su iPad Pro non è fattibile, semplicemente perché un'app per alleggerire i video, e vi parlo del mio esempio, chiaramente di ciò che serve a me, non esiste su iOS. E il problema di quell'iPad Pro, secondo me, è iOS. Perché se quello stesso iPad avesse avuto un sistema che permetteva anche di eseguire applicazioni OS 10, sarebbe stato molto meglio. Quindi, se riuscite ad accontentarvi, perché fondamentalmente dal mio punto di vista è questo, cioè l'iPad Pro va bene se non avete esigenze particolari e vi accontentate di fare ciò per cui l'iPad Pro nasce. Se ti serve qualcosa di più complesso, semplicemente un qualcosa che ti permetta di eseguire programmi anche creati da terzi che non passino da App Store, perché ti serve quella cosa in particolare che il Mac non fa, che l'iPad non fa, l'iPad Pro non ti dà una mano, mentre un Mac sì. Quindi ad esempio nella mia scaletta di produttività giornaliera un iPad Pro potrebbe andare bene se devo fare qualcosa di leggero fuori casa, ma non potrà mai sostituire per me un computer. Super Goku Fan, Q&A, preferiresti comprare un iPhone 6 o un iPad Pro? Ripeto, queste domande non hanno molto senso, perché come dire, preferiresti una moto o una macchina, dipende da cosa devo farci, però ho comprato un iPhone 6S e non comprerò l'iPad Pro, quindi la spiegazione va da sé. Però voglio assolutamente provarlo l'iPad Pro, se ne avrò modo lo proverò e lo recensirò. Lasso di picche, ciao Andrea Cervone, una curiosità, ma è possibile far comparire la foto accanto al contatto di iMessage su iPhone 5S? Con iOS 9 ho visto che nell'iPhone 6 di un amico compare. Sì, era una cosa che in partenza era disponibile solo su iPhone 6 Plus, sulla serie Plus, poi con iOS 9 è arrivata anche su iPhone 6, c'è sugli iPad, ma purtroppo non c'è modo a livello, diciamo, nativo, sistema operativo originale, di far comparire questi contatti su iPhone 5S. Su tutti gli iPhone tutto ciò può comparire, però serve il jailbreak e servono dei tweak specifici scaricabili da Cydia. Matteo Pau, Q&A. Cosa ne pensi dell'app di Apple per passare da un Android ad iOS? Grazie, sei un mito. Grazie a te Matteo. Con questa domanda chiudiamo, perché è stata una questione molto dibattuta in questa settimana, ne abbiamo già parlato in Hot News, abbiamo visto i commenti super negativi. Ragazzi, chi commenta male questa applicazione è un fanboy, da una parte o dall'altra, cioè chi la commenta totalmente bene e chi la commenta totalmente male sono fanboy, sono persone che non sanno guardare con i loro occhi la realtà. So che per molti di voi un fanboy sono anch'io, però vabbè, ci passo su da anni ormai e io sono convinto che non sia così, poi ognuno si facesse le sue opinioni. In ogni caso, se un'app di Apple arriva su Play Store e viene distrutta in quel modo, gente che ha messo una stella e ha scritto poi commenti che non c'entravano assolutamente nulla, tipo una stella perché l'applicazione ti ruba i dati, cioè sono cose inventate. A me è un po' dispiaciuto, ecco, vedere questo genere di comportamento da parte degli utenti Android, anche perché la prima applicazione di Apple che arriva su Play Store, su App Store ce ne sono tante prodotte da Google che non hanno mai avuto un trattamento così, solo sulla base che fossero realizzate da Google piuttosto che da sviluppatori Apple o comunque che lavorano all'interno di Apple. È una questione molto stupida, l'applicazione è utile, funziona bene, l'ho vista funzionare, non l'ho provata direttamente, però se uno ha un telefono Android normalmente si perde quasi tutto nel passaggio da iPhone, da Android ad iPhone, a meno che non si utilizzino software particolari che non tutti i produttori Android offrono, insomma è un po' un casino. Con questo sistema invece è tutto assolutamente automatico, in fase di configurazione dell'iPhone potete già passare tutti i vostri dati. È un'applicazione che serve, ragazzi, non è che deve essere bella, con la grafica figa, con i video super fantastici, che ci siano i giochini dentro, no. È un'applicazione che serve, quindi fino a quando serve a qualcuno sarà poi sfruttata bene. Lasciate stare le recensioni negative che hanno lasciato quegli utenti Android, perché insomma non meritano ulteriori commenti. In ogni caso, ragazzi, ci rivediamo giovedì con Hot News, sabato con Deals of the Week, Q&A Sunday torna domenica prossima. Fatemi le domande nei commenti a questo video. La domanda di oggi vi ripropongo quella che vi ho fatto in Hot News, perché se non l'avete sentita, insomma, se non l'avete letta, ve la dico qui. Come vi state trovando con iOS 9? Molti hanno avuto problemi, molti altri no. Fatemi sapere su
su quali dispositivi l'avete installato e appunto se avete bug, problemi in generale, come vi trovate. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com.